Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Video da una città del sud, vi ho detto, su Instagram vi svelerò qual è, per cui seguitemi di là. Scoprirete tutto nelle stories. Ora, dobbiamo parlare di allenatori, le mie preferenze, le ultime novità sull'allenatore e devo fare un'introduzione molto particolare. E prima di farlo vi invito ovviamente a iscrivervi al canale. Mettere like al video, commentare, ditemi la vostra opinione, le vostre preferenze sul prossimo allenatore che vorreste vedere alla Juventus. E poi vi dico, scaricate la Pon Football, così rimanete aggiornati sul prezzo, sempre informati, è gratis, Android, iOS, link in descrizione. Introduzione breve su Calvarese. Vedo ancora gente, ho un sacco di commenti, li ho bannati, questi qua che hanno scritto sì, grazie a Calvarese, grazie a Calvarese, tutti bannati, perché mi sono rotto il cazzo di avere gente depensante nei commenti. Quindi se uno mi dice Calvarese via favorito, ma tutto sommato questa stagione lo posso anche accettare. Il fatto che mi dici che mi qualifico in Champions grazie a Calvarese è da depensante totale. Vedete la differenza tra gli juventini, gli interisti e i milanisti? Che gli juventini fanno parecchio, ora non tutti, parlo in generale, fanno parecchia autocritica. Cioè, il fallimento di questa stagione non è derivato dagli errori degli episodi arbitrali, perché gli episodi arbitrali quest'anno, poi se li mettiamo in una bilancia pro e contro, cioè la Juventus ha subito più decisioni avverse che favorevoli. Di cosa stiamo parlando? Cioè, dobbiamo fare come gli interisti milanisti, fare il bilancino e attaccarci a quell'alibi per il fallimento stagionale? No, io non ci sto. Io parlo di campo e dico quel che mi ha fatto cagare, dove c'è da migliorare, eccetera. Là va fatta l'autocritica. Non va fatta nascondendosi dietro l'alibi arbitrale, che è una cosa che voi fate, perché ieri ho visto tanti milanisti, anche oggi. Oh, se vi qualificate in Champions, ah, è merito di Calvarese. Coglioni, avete pareggiato col Cagliari già salvo. Avete pareggiato col Cagliari già salvo, sareste stati già in Champions. E invece no. E fate un cazzo di mea culpa un pochettino, eh. Perché io capisco la crisi di nervi, il crollo emotivo derivato dalla delusione sportiva. Però non ammetto queste puttanate, questo tipo di narrativa dove vi nascondete dietro un dito vi state nascondendo. Nella vostra mediocrità e nella vostra poca autocritica. Io a queste cose non ci sto. Ripeto. Se andiamo a vedere gli episodi arbitrali, perché con 20 rigori a favore il Milan e con poche decisioni favorevoli la Juventus, se le mettiamo su un piatto, non so chi è stato sfavorito quest'anno. Per cui la narrativa di Calvarese è tutta una puttanata, tutta, dalla A alla Z. Ok? Basta, basta fare i depensanti idioti, basta, perché fate la figura degli idioti nello scrivere certe cose o nel dire certe cose. Voi avete perso punti qua e là. Alla fine vi dico io che qual è la differenza. Ve lo rispiego di nuovo. La differenza sta nel fatto che il campionato è una corsa a punti. Se noi facciamo un punto in più, abbiamo meritato più noi ai punti. Nella percezione no, perché la Juventus aveva aspettative più elevate. Per cui meritava. No, meritava. Nella testa di ogni tifoso, la Juventus era una candidata alla vittoria. Ha deluso. Invece il Milan ha costruito, il Milan ha fatto dei passi avanti e la Juve dei passi indietro. Nella percezione del tifoso, fare i passi indietro significa non meritare. Per quanto riguarda il Milan, che fa dei passi avanti, significa meritare. Il giochino è tutto là, l'intrippo è tutto là. È la percezione che avete voi dalla Juventus, che non deve andare in Champions e che quindi se va grazie a Calvarese. Ma è una cazzata. È una cazzata. In un percorso di 38 partite, dire una roba simile è un'oscenità. Sputate alla vostra intelligenza in un certo senso quando dite queste stronzate. Chiuse l'introduzione. Ora passiamo agli allenatori. Perché la Gazzetta, ragazzi, ce l'ho qua, eh? Pressing Juve su Zizou. Zidane al centro, il tecnico dei Blancos e anche nel mirino della Francia. Ma il decreto crescita può far pendere la bilancia verso Torino. Quindi anche una questione economica. Perché Zidane potrebbe essere pagato di più. A condizioni favorevoli. Zidane quindi il preferito per la Juventus, a quanto pare anche al di là della questione Champions League, perché potrebbe andare alla Juventus a prescindere. La Champions è fondamentale, però insomma, il fatto che si pianifichi sul lungo medio periodo può essere un buon amo, una buona esca per portare Zidane in Italia. Quindi per la Gazzetta dello Sport, primo nome, Zizou Zidane. Ora vi dico io i nomi miei preferiti. Primo Zidane.
d'accordo. Primo per me Zidane. Cioè, venisse Zidane alla Juve è il nome che secondo me mette un po' tutti d'accordo. Grande esperienza, grande carisma, gran capacità, un buon pragmatico, perché è pragmatico secondo me, ha delle sue idee di gioco, Zidane, ben chiare a livello tattico, non è un costruttore, non è come un filosofo del calcio, uno di quelli che imprime la sua impronta in maniera decisa e importante, è uno che si adatta, secondo me, al materiale che ha, e alla Juve servono più questi gestori attualmente. Perché abbiamo una squadra composta da gente di una certa età, di un certo livello, che è poco propensa a un tipo di lavoro di sacrificio e di costruzione. Questa roba qua, ragazzi, secondo me la Juventus, questa rivoluzione qua può essere attuata o da un Zidane che diventa improvvisamente filosofo, ma non è nelle sue corde, ma più da un Klopp o da un Guardiola, che hanno un pedigree importante e per cui arrivano alla Juventus e tutti, oh, con la bava che scende dalla bocca ed eseguono e silenzio. Invece è diverso, per esempio, prendere un Gasperini, metterlo alla Juve e dire, oh, fai questa squadra e plasma la stile Atalanta. È molto complicato ottenere quel tipo di risultato alla Juve. Per quello vi dico Zidane, che secondo me ha la caratura e il carisma giusto per questa Juventus. Questo è. Allegri lo metto come secondo attualmente. Di quelli disponibili parlo, di quelli disponibili. Parliamo invece degli allenatori italiani. Qua, ragazzi, secondo me Gasperini potrebbe essere un'ottima scelta. Un'ottima scelta, però bisogna fare sicuramente dei cambiamenti importanti in rosa. Cioè, di Ronaldo, questi giocatori che sono poco avvezzi al sacrificio, probabilmente dovranno sparire, perché risultano poi poco congeniali a quella che è l'idea dell'allenatore, altrimenti rischiamo dei casini. Cioè, le cose, se prendi Gasperini, bisogna fare le cose per bene. Bisogna spazzare via un sacco di gente e dare all'allenatore qualità e quantità, perché è quello che serve a Gasperini. Ad oggi abbiamo tanta qualità e poca quantità, la Juventus è questa roba qua, e quindi prendiamone atto e bisogna un po' capire la situazione di partenza, bisogna capire cosa si può fare per Gasperini, risulta un po' complicata. Altro allenatore italiano che secondo me potrebbe fare bene è Simone Inzaghi. Questo è. Sono le mie quattro scelte, poi vediamo, magari le scelte ci sorprenderanno un po', vedremo delle cose strane o un nome mai sentito, mai dire mai, perché ragazzi la Juve sa stupire tanto. A proposito, ho visto anche le nuove maglie con 4 pere, la scritta ovviamente Jeep 4XE, molto molto bella, vediamo se prenderla più avanti e basta, perché io non sono tipo da t-shirt, io sono più da polo, più da maglietta, più da felpa, e spendo anch'io quasi quanto una maglia, però perché due felpe spesono 100 euro per esempio, quella bianca e quella gialla. E quindi siamo là. Però è che preferisco avere del vestiario così da utilizzare nei video piuttosto che la maglietta stessa. Vediamo. Un discorso è un'edizione limitata, una roba diversa è la maglia così che c'è ogni anno. Sono più attratto, ragazzi, e mi attira molto di più insomma, i vestiti casual. Questo è. Ragazzi, che dire, noi ci vediamo più tardi. Intanto io mi preparo la copertina perché sarò a Zonzo col mio amico, ripeto, se volete sapere dove sarò, seguitemi su Instagram. Sarò a Zonzo e quindi farò il video a Zonzo in questa città, per parlare delle parole di Pirlo Juventus Atalanta o Atalanta Juventus, la finale di Coppa Italia. Ne parlerò anche col Do. Vi stavo spoilerando. Vabbè, dai, col Do Gariffo. Insomma, vi spiegherò un paio di cose. Già uno spoiler, già uno spoiler. Un abbraccio a voi ragazzi e sempre fino alla fine. Forza Juve.